i precari che sono in collegamento con il nostro sito di Bassa Precari, volevo dare una comunicazione relativamente ai due disegni di legge che finalmente sembrano essere approdati a una discussione all'interno della commissione, quinta commissione, la seconda commissione dell'ARS, e quindi speriamo che finalmente dopo il mese di aprile, mese nel quale sono stati presentati i due disegni di legge, entriamo finalmente nel merito dei due disegni di legge. Ci sono due convocazioni della quinta commissione, una di giorno 9 dicembre, laddove ci sarà l'audizione dell'assessore regionale all'economia, dei rappresentanti appunto dell'ANCI, dell'ASE e delle rappresentanze sindacali, per cominciare diciamo a capire come affrontare seriamente finalmente appunto questo fenomeno, che io lo definisco un fenomeno, il precariato degli enti locali istituzionali della regione siciliana, e poi finalmente giorno 10 arrivare all'esame dei due disegni di legge, ovviamente dopo le audizioni anche dell'assessore alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro, alla funzione pubblica e alle autonomie locali, perché ovviamente è una competenza che riguarda due assessorati del ramo dell'amministrazione regionale. Cosa dire? Io voglio diciamo intanto sintetizzare la filosofia che sta alla base appunto dei due disegni di legge. I due disegni di legge intanto non vogliono rappresentare un punto di arrivo per la soluzione del fenomeno del precariato pubblico degli enti locali e istituzionali della regione siciliana, ma sono un punto di partenza, quindi un punto di partenza e non un punto di arrivo, per affrontare però senza quell'ipocrisia politica che da sempre ha contraddistinto diciamo il ceto politico siciliano, ma anche nazionale, da come diciamo si è affrontato il fenomeno del precariato in genere. Le proposte appunto che si fanno sono diverse. Allora, la prima, che riguarda appunto uno dei disegni di legge che affronta concretamente la questione del precariato, è che noi vogliamo offrire una soluzione che è una soluzione eccezionale, non una soluzione ordinaria al problema del precariato. Quindi prevediamo l'istituzione di un ruolo unico a esaurimento per i dipendenti, attenzione, parliamo di dipendenti pubblici precari, strutturati appunto di fatto in tantissime amministrazioni pubbliche siciliane, e si prevedono appunto dei meccanismi di stabilizzazione attraverso l'individuazione dei posti nelle dotazioni organiche di diritto e già effettivamente coperti di fatto da tutti i dipendenti pubblici precari. Il disegno di legge sul precariato pubblico siciliano quindi apre a un meccanismo di natura concorsuale disciplinato dalla legge per accedere quindi al ruolo unico a esaurimento, cioè è una situazione che prevede diciamo, noi abbiamo previsto anche l'inserimento di un eventuale emendamento al testo stesso del disegno di legge 742, laddove per entrare diciamo, all'interno delle pubbliche amministrazioni ci sono le procedure selettive riservate, come prevedevano le due leggi proprie, la 296 del 2006 e la 244 del 2007, che devono essere appunto rivedute alla luce ovviamente di quello che ha stabilito anche la legge 125 del 2016, nonché appunto legge D'Alia. Poi l'istituzione appunto di un ruolo sovrannumerario che dia la possibilità ovviamente ai dipendenti pubblici precari che non rientrano all'interno delle dotazioni organiche di diritto per poter continuare il loro rapporto di lavoro. Noi lo definiamo anche un salvagente, perché chi è al di fuori appunto della dotazione organica non può effettivamente rimanere fuori e venire espulso dall'ambito appunto del rapporto di lavoro, perché comunque parliamo di rapporti di lavoro che hanno superato il limite legale previsto dalla legge, che è 36, per cui lo Stato, comunque la pubblica amministrazione, incorrerebbe sicuramente in eventuali sanzioni, perché parliamo appunto di abuso reiterato e continuato per più appunto di 4-5 volte il limite legale, che sono i 36 mesi. In questo caso
Si prevede quindi la possibilità di valorizzare l'esperienza professionale di quei soggetti che hanno superato i 36 mesi per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Nel ruolo sovrannumerario vengono collocati dipendenti precari non inseriti all'interno delle dotazioni organiche di diritto delle amministrazioni che abbiano quindi il processo di stabilizzazione da completare entro il triennio previsto appunto per la legge. È chiaro che noi prevediamo che tutta l'operazione debba esaurirsi nell'ambito appunto di un triennio, che sembra un tempo sufficientemente consono, sufficientemente programmato per affrontare seriamente e risolvere appunto il fenomeno del precariato. Puoi stabilire appunto per legge che sia l'istituzione del ruolo unico a esauriamento del ruolo soprannumerario non comporti un aumento appunto di spesa, in quanto tutto deve avvenire ad invarianza dei saldi di finanza pubblica, perché è chiaro che l'Italia rientra appunto in quello che si chiama fiscal compact, quindi l'invarianza appunto del bilancio e quindi della spesa pubblica, e noi chiediamo che questo debba avvenire a invarianza dei saldi di finanza pubblica, cioè tanto spendeva la regione per finanziare la misura nell'anno 2013, tanto deve continuare a spendere negli anni 2014, 15 e 16 e gli anni a venire. Infine, un altro punto importante che riguarda appunto la stabilizzazione dei precari è quello del ripristino dei finanziamenti che sono stati appunto abrogati dall'articolo 30 della legge regionale 5 del 2014 per consentire alle amministrazioni pubbliche di avere risorse sufficienti per avviare il processo appunto di stabilizzazione nell'arco del triennio considerato appunto dalla legge Delrio. In particolare per quanto riguarda ovviamente i comuni, quindi gli enti locali, la legge prevederà un trasferimento di risorse aggiuntive ordinarie da destinare alle stabilizzazioni dei dipendenti precari da conglobare al fondo annuale per le autonomie locali per funzioni delegate e trasferite dalla regione agli enti locali. Questo finanziamento aggiuntivo e ordinario consentirà altresì agli enti locali di avviare e definire le procedure di stabilizzazione nel rispetto del principio di invarianza dei saldi di finanza. Infine, prevediamo appunto di estendere tutte le misure che riguardano la stabilizzazione dei precari anche ai lavoratori socialmente utili inseriti nel programma regionale di stabilizzazione. In tal caso, ovviamente, chiediamo appunto l'applicazione corretta dell'articolo 30 della legge regionale 5 del 2014. In poche parole, prevediamo che l'albo unico, e quindi in stato previsto dallo stesso articolo 30,1 della legge regionale 5 del 2014 venga solo rappresentato dagli ASU, cioè coloro i quali appunto per legge, ai sensi dell'articolo 4,8 della legge Delrio, la quale prevede che vengano inseriti in questo elenco due tipi di soggetti: i lavoratori che fanno parte appunto delle attività socialmente utili e i lavoratori appunto che facevano parte dei lavori di pubblica utilità di cui al decreto legislativo 280 del 96. È chiaro che all'interno di questo listato regionale non debbano essere inseriti i precari, cioè coloro i quali hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato all'interno appunto dell'ente e che hanno comunque almeno 36 mesi di rapporto di lavoro a tempo determinato in quelle categorie che si vanno, diciamo, delle quali si vanno a prevedere le stabilizzazioni. Diciamo che questo grosso modo è la filosofia che guida i due disegni di legge. È chiaro che l'appello va a tutti, cioè a tutte le persone appunto di buona volontà, ovviamente all'ANCI, all'ASAEL, alle organizzazioni sindacali, confederali e non confederali, a tutti i lavoratori precari e comunque a tutti i soggetti che a ogni titolo debbono partecipare, al governo regionale, all'Assemblea regionale siciliana, al Parlamento nazionale, quindi allo Stato. Perché è chiaro che un fenomeno del genere deve essere affrontato in maniera organica e sinergica tra tutti questi attori. Pensare di risolvere questo problema con le solite proroghe, che di anno in anno appunto reiterano sempre questi contratti, non fanno altro che peggiorare la situazione, perché se oggi noi ci ritroviamo un contenzioso che sta esplodendo in tutte appunto le sue caratteristiche, in tutte le sue contraddizioni, questo è dovuto al fatto che comunque il legislatore non è intervenuto in maniera organica per affrontare seriamente a 360 gradi questo fenomeno.
Ebbene, è arrivata l'ora, è giunto il momento che il legislatore faccia, diciamo, si faccia un esame di coscienza dopo ben 25 anni di tenere questo personale nel limbo, ad affrontare seriamente, è chiaro, con una programmazione nell'arco di 3-5 anni, possa finalmente aggredire questo fenomeno e possa trovare appunto le risorse necessarie, quantunque ce ne fossero bisogno, perché comunque parliamo sempre di invarianza dei saldi di finanza pubblica, per cui parliamo di soggetti, di personale precario che comunque verrebbe assunto sempre a tempo parziale, non a tempo pieno, per cui il risparmio sufficiente arriva da lì e che vada, diciamo, ad inserire e a regolamentare quelli che sono, diciamo, i servizi che già questo personale ha offerto per ben 25 anni, prima come lavoratori ex articolo 23, poi come lavoratori ASU, poi come lavoratori precari e alcuni ancora come lavoratori ASU, all'interno appunto delle pubbliche amministrazioni. Quindi è chiaro che ci vuole uno sforzo eccezionale che individui ovviamente nelle soluzioni eccezionali l'aggredire di questo fenomeno. Noi abbiamo previsto due soluzioni eccezionali che possono essere il ruolo numerario e sovrannumerario per garantire appunto una platea che comunque di fatto esercita all'interno delle pubbliche amministrazioni funzioni pubbliche, ma se vogliamo farlo lo vogliamo fare senza quella macelleria sociale di cui tanto si sente parlare, ma che ovviamente va ad alimentare un meccanismo che è il meccanismo appunto delle proroghe, che è un meccanismo sicuramente di natura appunto poco consono a quello che è appunto l'esercizio di funzioni pubbliche, ma che ha delle basi sicuramente clientelari. È chiaro che se il legislatore, la politica, comunque tutti gli attori che devono partecipare a risolvere appunto questo problema ed affrontarlo comunque seriamente riescono a farlo nel migliore dei modi, riescono anche a parlarsi e a fare delle proposte concrete e quindi a confrontare le proposte, possiamo trovare anche non una soluzione, ma le soluzioni per affrontare appunto e cominciare a risolvere finalmente questo problema che ormai si è incancrenito da più di un quarto di secolo.